Sì, lo so anch'io che mi devo tagliare i capelli, quindi vi prometto che al prossimo video ve li faccio trovare corti. Bene? Ora possiamo cominciare però, eh. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale per questa nuova serie, non si sa. Comunque, di fatto, oggi siamo su Wattpad, clamoroso, manco fossimo Dread, perché effettivamente, devo ammettere, con grandissimo orgoglio, con grandissima audacia, con grandissima enfasi, che mi hanno scritto una fanfiction, cioè me la stanno scrivendo. Tutto è nato dall'idea della ragazza che gestisce assieme ad un altro ragazzo la mia fanpage, che è My Idols Fede Marconi, una cosa del genere, ma in caso lo scrivo qui sotto, fanpage di Instagram ovviamente, quindi vi invito a seguirla. Che in seguito a vari avvenimenti che sono comunque successi all'interno del mio gruppo Telegram, altra cosa in cui mi dovete sicuramente seguire, ha deciso di scrivere questa fanfiction che sta scrivendo, probabilmente vi porterò un video a settimana. Mi ha già spoilerato che sarà corto il primo episodio perché comunque è più un'introduzione che altro. Ma io sono molto curioso, quindi andiamo ad aprire Federico Marconi e il segreto del non se sa. Federico Marconi e il segreto del tradimento. Vabbè. Allora, l'incontro, questo quindi è il primo capitolo. Allora, Federico Marconi, mentre edita un video, sempre, quindi, il giorno lunedì 3 aprile, quindi prima del Romix, entra in un sito di incontri dove vede un altro youtuber che cerca un'anima gemella. C'ho un cazzo da fare nella vita, poi mentre edito i video, capito? Federico allora prova a contattarlo, perché oltretutto sono anche froce, cioè mi pare giusto. X, Fede, che sarei io. E insomma, qui cominciamo a parlare. Lui, che si chiamerà X, risponde: ciao, come ti chiami? Non posso dirlo. Per adesso chiamami se... Sespo, va benissimo, chiamami Sespo. Ah, ok, di dove sei? Di Roma. Come di Roma? Anch'io sono di Roma. Che culo, mamma mia. Cioè, quindi, io ero etero. Hai hobby? Certo, faccio lo youtuber. Ah, che casualmente anche lui voleva iniziare a fare lo youtuber. È molto impegnativo. Io, infatti, anziché montare video, vado sui siti di incontri, magari anche erotici, e incontro persone poco etero. Ma andiamo oltre. Magari un giorno ci vedremo. Io che dico queste cose, e ti posso spiegare un po' le basi. Le basi de che? Sabato alle 14 faccio raduno a Piazza del Popolo. Ci verresti? Certo che no, perché dovrebbe venire. Ah, certo, lui ci viene. E vabbè, comunque, la conversazione finì lì fino a venerdì. Perché poi, giustamente, io il giorno prima mi preoccupo se lui verrà o meno. E quindi, pronto per domani, sarà una giornata epica. Sì, prontissimo, non, no, in realtà non ha detto sì, però comunque prontissimo, non vedo l'ora, dai, a domani, e quindi ovviamente Fede e Sespo, che poi in realtà era Sespo e Fede, non vedono l'ora, sarà, di incontrarsi dopo essersi conosciuti, soli, il senso di questa frase. Ore 13:40, Fede esce di casa per andare a raduno. Anche se Espo esce per andare a incontrare Fede, certo, perché ovviamente non può essere dentro casa, se no non ci incontravamo. E alle 14 avviene l'incontro. Attenzione, musica tattica. Non questa, Nando, l'altra. Ok, grazie. Allora, ore 14 l'incontro. E Fede che vede. È Fede. Che vede per primo Sespo. E lo ha riconosciuto grazie alla foto profilo. Ehi, Se, come va? Bene, grazie. No, aspetta, bene, bene te. Allora, qui parliamo. Mi fa piacere vederti. Selfie, autografi e abbracci si fanno le 17:20. Quanto siamo famosi! Ci ferma la gente per strada. Devo andare, i miei mi cercano. Ma come dice? Io preoccupatissimo. Dico, guarda, sia la prima volta che usciamo. Il mio primo incontro gay e tu te ne vai. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Certo, un ultimo abbraccio e il primo incontro finisce qui. Quindi, attenzione, perché non abbiamo esordito benissimo. Io sono molto preoccupato per la mia eterosessualità in questo momento. E il problema è che tutto dipende da soli. Quindi mi auguro che nel prossimo capitolo sarò un pochino più etero, perché così non va bene. Comunque, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati al termine, penso sia stato cortissimo, però magari anche divertente. Ditemelo voi qui sotto con un commentino. Ditemi se volete o meno un secondo episodio, ma tanto ve lo porterò lo stesso, anche perché io sono curioso di leggere questa storia, che tra l'altro è la prima che mi scrivono, quindi figa la vita, e sicuramente lo continuerò a fare. Questo video dovrebbe uscire di sabato, quindi domani uscirà La scuola fa schifo, e anche perché poi lunedì io tornerò a scuola come molti di voi. E vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? Comunque, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video. In settimana torna la carriera perché ACAB. Un bacione e bella, raga. We don't talk anymore.